Ben ritrovati amici delle Fonti TV, come sempre sono Alessandra Giorgieva e seguiremo insieme l'apertura di Wall Street. In questo momento stanno aprendo gli indici americani, S&P 500 perde lo 0,47%, Dow perde più o meno 200 punti e Nasdaq Composite si sta aggiornando tuttora, però se andiamo a vedere i futures in questo momento Nasdaq perde lo 0,03% a quota 10.597 punti, come possiamo vedere, questi sono risultati veramente strepitosi. Abbiamo visto ieri nuovi massimi per Nasdaq, in particolare anche per altri due componenti di Nasdaq. Vorrei farveli vedere velocemente. Amazon che prezza in questo momento 3.057 dollari per azione e Netflix 500 dollari per azione, anzi continua la crescita di Netflix di 1,60%. Vorrei farvi vedere velocemente anche Tesla, perché è stata anche ovviamente la storia del giorno per quanto riguarda ieri, ma guardando i grafici anche oggi, perché in questo momento Tesla in rialzo del 3%, anzi poco più del 3%, a quota 1.422 dollari per azione. Nikola invece, che ieri ha perso più del 12%, oggi si sta riprendendo, fa meno 6,60%, a quota 45,92 dollari per azione. Uno sguardo velocissimo anche al mercato obbligazionario, la situazione lì sicuramente molto interessante negli ultimi giorni, soprattutto se diamo anche uno sguardo ai balance sheets della Fed, che sono in leggero ribasso, però ne parliamo un po' più tardi. Intanto il decennale rende lo 0,67, il biennale lo 0,17 e i 3 mesi lo 0,14. Per quanto riguarda invece il mercato obbligazionario italiano, vediamo lo spread tra il BTP e il Bund tedesco a 164 punti base, come possiamo vedere in lieve calo quasi del 2%. Uno sguardo velocissimo anche al Forex, il DXY in questo momento a quota 96,79 euro dollaro 1,13 e sterlina dollaro 1,25. Uno sguardo velocissimo anche alle borse europee. In realtà ci sono tantissime notizie per quanto riguarda i dati macro Italia, maglia nera delle previsioni UE, ma Piazza Affari è la migliore in Europa in questo momento. Come possiamo vedere, sta tenendo i livelli piuttosto vicino alla parità. In questo momento perde 5 punti, ovvero lo 0,02%. Il DAX di Francoforte perde 155 punti, CAC 40 di Parigi 52 punti e il FTSE 100, come possiamo vedere, più di 1,5 punti. Quindi una situazione molto interessante. Noi parleremo di tutto, parleremo dei dati macro, parleremo anche di questa enorme differenza tra la espansione finanziaria e quella economica, che decisamente manca. In effetti sono in compagnia di Angelo Ciavarella, Senior Analyst di Infinox. Buongiorno, ben ritrovato. È il mio primo ospite in studio dopo post-Covid. Ciao Alessandra, grazie, grazie alle Fonti TV. Sì, primo ospite, effettivamente anche io mancavo da febbraio a Milano ed è la prima volta che rimetto giacca e cravatta da marzo. È in piena estate milanese, non è il massimo, però mi fa piacere ovviamente essere qui con voi alle Fonti. Allora, Angelo, sicuramente ci sono tantissimi gli argomenti. Io partirei subitissimo dai mercati azionari, soprattutto quelli americani, perché ovviamente siamo in piena apertura. Come ci spieghi questa differenza tra i dati macro e l'espansione macroeconomica di cui appunto stavo parlando? E invece, se diamo anche un'occhiata all'espansione finanziaria, che è tutta un'altra storia e non riflette in alcun modo ecco, quella economica, e piuttosto come facciamo ad unirli? Guarda, questa è una domanda su cui si sono posti diversi analisti, economisti, ma non oggi, perché oggi vediamo un Nasdaq che infrange qualsiasi record, ma come hai detto tu, le azioni, le cosiddette FANG, che hanno fatto praticamente nuovi massimi storici, Amazon, Netflix, poi Tesla e Nicolà sono dei casi ancora a parte, ma diciamo se prendiamo le 5 azioni, le FANG più rappresentative del Nasdaq, da sole pesano oltre il 40% di tutto l'indice e pesano oltre il 21% dell'S&P 500.
Sappiamo che l'S&P racchiude le 500 società a più alta capitalizzazione americana e quindi sono 80% del mercato americano di fatto. Quindi c'è, cioè, il mercato è guidato dai tecnologici. L'indice Nasdaq, che li rappresenta chiaramente in maniera principale, vola. Il Nasdaq 100 è praticamente al 20% circa da inizio anno. Sono numeri stratosferici. Se pensiamo che il PIL sono tutti da meno 5 a meno 10, meno 12, per parlare delle economie avanzate. Tra parentesi, Goldman ha rivisto al ribasso le stime dell'anno per in America da meno 4,2 a meno 4,6 in America, il che vuol dire che il gap tra economia reale, tra High Street, cioè la strada, no? E Wall Street, si è andato, per usare un termine caro ai trader, il gap si è andato ancora più allargando. Questo è uscito un articolo addirittura a metà maggio dell'Economist che cercava di spiegare come mai, ma i mercati erano molto più bassi allora. Da allora i dati sono leggermente migliorati in prospettiva, ma le borse sono volate. Le borse hanno fatto un rally, mercati che è totalmente inaspettato. Se uno pensa, vedi i dati macroeconomici, si sveglia da gennaio, si sveglia oggi, dorme da gennaio, si sveglia oggi, vede i dati macroeconomici e vede la borsa, qualcosa gli sfugge. E gli sfugge un concetto fondamentale, che è la massa, l'enorme liquidità immessa nel sistema da tutte le banche centrali. Parliamo della Fed, che in 2 mesi ha immesso nel sistema più di tutto quello che aveva messo nei 2 o 3 anni post 2008-2009 crisi di Lehman. Il balance sheet è esploso da parte della Fed, secondo gli ultimi dati, dai 4,5 trilioni di dollari pre-Covid siamo arrivati abbondantemente sopra i 7, Esatto, e ci dovrebbe stiamo chiudere mostrando. addirittura, si stima che il 2021 dovrebbe arrivare a 9 trilioni di dollari. Ora, secondo uno studio, per rispondere alla domanda in termini tecnici, il primo quantitative easing, cioè il primo intervento della Fed nel 2008, per ogni dollaro immesso dalla banca centrale nell'economia reale, diciamo, arrivava lo 0,83, che si trasformava in economia reale, in ricchezza, diciamo, economica concreta. Il resto veniva buttato sui mercati dei capitali, sui capital markets. Nel Q4, nell'ultimo fatto adesso, ho detto anche Q Infinity, perché non ha dato dei termini precisi quando smetterà di comprare la Fed, su ogni dollaro che la Fed immette nel sistema, lo 0,42 va in economia reale, tutto il resto va nei mercati dei capitali. Ed ecco che la grande cavalcata dell'equity si spiega con due motivazioni fondamentali. La prima, la massa di liquidità enorme delle banche centrali, la seconda con il fatto che con i bond ai minimi storici come rendimento, o 0, mi pare 0,67 il decennale americano, con le materie prime che stanno già volando, il gold massimo dal 2011, argento sta spiccando il volo, iron ore sui massimi, il copper sui massimi, quindi dove mettono i soldi buttano sull'equity. Sai, è difficile giustificare una società come Nicola che produce camion elettrici, anzi non produce, vuole produrre camion Esatto. elettrici, che vale più di Ford, nata negli anni 50, no? Come capitalizzazione, o Tesla, che vale più di Toyota e che vende, Esatto. non c'è paragone rispetto alle macchine. Quindi adesso mi sembra un mercato molto euforico, non si parla di shortare un mercato del genere, va seguito. Io tuttavia aspetterei, mi sembra che adesso c'è un po' troppa euforia sui mercati, e da dove sono 20 anni faccio questo lavoro. Quando c'è troppa euforia c'è da avere un po' paura. In effetti, Angelo, mi è piaciuto il tuo ragionamento per quanto riguarda la Fed, precisissima la tua analisi per quanto riguarda i total assets sopra 7, come stavo mostrando appunto da questo grafico. Quanto è stata utile la Fed invece per la distribuzione dei nuovi lavori? Perché sai che uno dei principali compiti della Fed è anche il mercato del lavoro. Abbiamo visto un PPP, che è il programma ovviamente del governo statunitense, definito da alcuni un grande successo, da altri non così grande successo. Soprattutto c'è stato un grande, grande discorso sul rendimento di tutte quelle aziende che hanno preso dei soldi del governo. Tornando alla Fed, perché è stata estremamente attiva, ha avuto un ruolo fondamentale durante questa crisi. Quanto ha aiutato secondo te la banca centrale per riprendere di nuovo il mercato del lavoro e creare nuovi lavori? Perché a quanto pare per il momento ha aiutato di più i mercati finanziari. Ma sai, la Fed da mandato è una delle grandi differenze proprio da mandato istituzionale, che è la Fed rispetto alla Banca Centrale Europea. Entrambe devono garantire la stabilità dei prezzi. E
che viene considerata intorno più o meno al 2% di inflazione, ma la Fed ha un compito in più rispetto alla Banca Esatto. Centrale Europea, che è garantire il full employment, quindi la piena occupazione, che effettivamente l'aveva raggiunto fino a pre-Covid, dove la disoccupazione in America aveva toccato 3,5% minimo degli ultimi 50 anni. Ora, su questo c'è una precisazione da fare: in Europa non si arriverà mai a quei livelli, in particolare in Italia e in Francia, perché hanno sistemi di assistenzialisti molto forti, quindi una disoccupazione intorno a 6 punti, 7 andrebbe già più o meno bene, perché avevo sistemi assistenziali. In Inghilterra, vivo pure io, ho vissuto per 12 anni, se non trovi lavoro, dopo una settimana non ti pagano quasi niente, quindi devi trovare lavoro. Quindi c'è un sistema abbastanza diverso di incentivi. Ecco, detto questo, la disoccupazione, secondo l'ultimo dato di venerdì scorso, è vista, dove era 12,2, è scesa intorno all'11 punti percentuale di tasso di disoccupazione. Secondo le stime della Fed stessa, dovrebbe attestarsi intorno al 9,8% per fine anno. La Fed ha fatto quello che doveva fare, ha fatto anche di più, forse, di quello che ci si aspettava, ha cercato di salvare un sistema che altrimenti si sarebbe avvitato su se stesso, ha creato delle distorsioni di prezzo, ma era inevitabile avere un effetto secondario. La Fed, d'altronde, non può fare più di quello che sta facendo. L'amministrazione Trump, altrettanto, sta aiutando fisicamente, ha mandato gli assegni a casa alle persone, quindi più di quello che stanno facendo non possono fare. E è chiaro che bisogna capire come il mercato, tra un anno, quando finiranno questi aiuti, sostegno all'economia, se l'economia sarà in grado di ripartire. Secondo le stime, pare che l'economia americana, che dovrebbe contrarsi il 4,6, però di Goldman, nel 2019, dovrebbe crescere il 5,8 nel 2021, quindi recuperare abbastanza, quasi tutto. Anche in Europa si è visto tutto al rialzo, l'economia tedesca addirittura più 6 secondo le stime. Probabile, ecco perché i mercati, da una parte c'è una liquidità, da un'altra hanno prospettive, perché i mercati, le borse, cosa compriamo? Compriamo le prospettive di utili future. Le borse mediamente incorporano la situazione tra 3-6 mesi avanti rispetto all'economia reale. Il vero banco di prova delle azioni sarà duplice, secondo me. Prima, le trimestrali adesso, che per i mercati, come sempre, qua si chiama il soccer game, giocano, no? Gli analisti mettono talmente basse l'asticella, abbassano talmente tanto che tutte le società le battono. Statisticamente il 70% degli earnings sono superiori rispetto alle attese degli analisti. Quindi le due, o gli analisti non sono bravi a fare il loro lavoro, o gli analisti mettono evidentemente un livello troppo basso, perché così everybody gets a trophy, dicono gli americani, tutti quanti vincono un trofeo. Quindi questo è prima il banco di prova alle trimestrali. Più importante di tutto saranno le elezioni americane. Certo. Soltanto 3 mesi fa Trump era visto in forte ascesa con il 70% dei consensi. La gestione del Covid e la gestione della situazione del Black Lives Matter ha cambiato completamente lo scenario. Cito l'Economist, uno dei pochissimi magazine che nel 2016 aveva previsto la vittoria di Trump. Questa volta al momento, perché chiaramente è molto fluido, ma al momento da Biden l'82% di possibilità di vittoria rispetto a Trump, che è crollato fortemente, anche perché chiaramente tutte le persone di mezza età avanzata che avrebbero votato per Trump si sono viste abbandonate durante il Covid e quindi hanno cambiato inevitabilmente sponda. Sì, assolutamente. Trump comunque, siccome io ho avuto modo di parlare anche con tanti repubblicani, appunto alle fonti International, ha deluso pure i repubblicani, che Esattamente. questo è veramente eccezionale perché le due, come dire, le due estreme, democratici e repubblicani, cambiano idea raramente. Intanto volevo parlarti di un'idea proposta di un analista che sicuramente è molto interessante, un analista che tra l'altro sto cercando di portare alle fonti internazionali perché la sua idea è molto estrema, il quale lui ha dichiarato in diretta più volte in tantissime TV che secondo lui il QE, ovvero il quantitative easing, non funziona e che secondo lui il risolvere il problema sarebbe svalutare il DXY a quota 60. Siccome questa è una dichiarazione molto estrema, ti chiedo tu cosa ne pensi? Ma di fatto non è sbagliata come idea, no? Io penso che non oggi, ma tra un anno, quando di fatto la situazione dovrebbe normalizzarsi, quello che succederà è che tutti gli stati però
Si sono, di fatto cos'è stato questo intervento da parte delle banche centrali? Un trasferimento del debito dai privati al pubblico praticamente. Quindi tutti gli stati sono arrivati, proprio dato di fine giugno, al livello record di debito emesso in situazioni di pace. L'unica volta che c'era un debito tale dai paesi sviluppati era nel dopoguerra, Seconda Guerra Mondiale. Chiaramente si finanziava la guerra all'epoca, ma il debito non è cresciuto soltanto nei paesi sviluppati come Italia, Francia, America, eccetera, ma anche nei paesi emergenti, che siamo arrivati a oltre il 60% del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo. Quello che potrebbe essere la vera soluzione per venire fuori dalla situazione debitoria così estrema è l'inflazione. Con l'inflazione, è uno dei pochi, ma non se ne parla più perché chiaramente è un evento quasi sconosciuto ai giovani ovviamente, ma io ricordo che negli anni 80-90 c'era un'inflazione al 15%, 11% in Italia, insomma è un po' in tutti i paesi, è molto elevata, no? Dovuta a shock mediamente di natura petrolifera o comunque legata alle materie prime. Le materie prime stanno crescendo, quasi tutte, anche il petrolio ha recuperato quota 40 dollari. Il gold Assolutamente. sta sui massimi, come dicevamo, dal 2011, l'argento sta iniziando a salire, l'iron ore sta sui massimi, il grame sta sui massimi, ma la massa monetaria che hanno immesso nel sistema questa volta, in 2 mesi la Fed ha immesso quello che non ha immesso in 4-5 anni della crisi del 2008. Quindi o questa massa monetaria si trasforma in produzione di beni o ricchezza o inevitabilmente porterà una spirale inflattiva, non oggi ma tra uno, forse un anno e mezzo. Con l'inflazione però gli stati potrebbero risolvere il problema del debito e la svalutazione del dollaro è un'idea molto simile fondamentalmente. Così risolvere tutti i problemi l'America svaluta e alla fine il dollaro vale meno e chi c'è il debito riceve molto meno soldi chiaramente. Allora, intanto vorrei parlare dei dati macro che abbiamo visto oggi in Europa, perché sicuramente sono il market mover principale, almeno per quanto riguarda gli indici europei. La recessione italiana è quasi doppia rispetto a quella tedesca. Abbiamo visto la Commissione europea, abbiamo sentito anche Paolo Gentiloni, Valdis Dombrovskis, è prevista, allora, secondo le stime della Commissione europea, il PIL meno 11,2% rispetto a meno 6,3% quando ovviamente parliamo della Germania. Sicuramente la stima per quanto riguarda l'Italia è molto negativa, ciò nonostante vorrei farvi vedere velocemente il FTSE MIB che si sta comportando molto bene, vicino alla parità, poco sotto la parità in realtà, però ovviamente se andiamo a paragonarlo alle altre borse sta proprio, possiamo dire che sta tenendo abbastanza duro. Invece per quanto riguarda la zona euro, l'economia dovrebbe calare dell'8,7% nel 2020. Le stime precedenti invece indicavano 7,7%, la ripresa è prevista del 6,1% nel 2021, invece le stime precedenti di 2 mesi fa erano del 6,3%. Come dicevi tu, l'inflazione, vi sono paesi nei quali l'inflazione sarà probabilmente negativa quest'anno, come Spagna, Grecia, Irlanda e Cipro, invece in Italia, in compenso, i prezzi al consumo dovrebbero rimanere stabili. Tutto ciò ovviamente a parole della Commissione europea, non mie, giusto per No, ma è sottolineare. giusto, è normale che adesso ci sia quasi deflazione in questi paesi. L'aggregata domanda di beni e servizi è crollata. È inevitabile che nel breve non c'è un'inflazione, ma c'è una deflazione. Abbastanza chiaro. Per questo, secondo me, questo poi è un problema che potrebbe arrivare tra un anno. E vedi la cosa che hai sottolineato: che nonostante le previsioni di recessione siano peggio di quelle previste 2 mesi fa, e le previsioni di ripresa dell'anno prossimo sono più basse di quelle fatte 2 mesi fa, i mercati salgono. Quindi il gap invece che chiudersi si sta allargando, no? Tra i mercati dei capitali, le borse e l'economia reale. Il problema potrebbe esserci appunto sia quando si arriverà adesso il problema liquidità è risolto dalle banche centrali, però c'è un problema di solvibilità successivamente, capire di queste società zombie se andranno avanti e come andranno avanti. E per tornare al discorso delle elezioni presidenziali americane, Wall Street inizia a temere la vittoria di Joe Biden, perché Biden ha già detto due cose che farà. Rialzerò le tasse corporate, che ricordiamo le ha portate Trump al 35 al 21 e la proposta dei democratici è di riportare dal 21 al 28, quindi alzare le tasse sulle società e secondo cercare di inasprire le regole che Trump invece tramite la deregulation sta rendendo molto più soft. Quindi sono due cose che a Wall Street non piacciono.
stretta, diciamo, che aveva molto accordo con Trump. Effettivamente abbiamo visto che i mercati con Trump sono sempre saliti. È un dato, in America il 51% delle persone direttamente o indirettamente con i fondi di pensione investe in azioni. Sai, allora tu mentre stavi appunto dicendo le due asse che sono ovviamente molto diverse, indubbiamente mi viene questa spontanea questa domanda. Non credi che Trump ha tagliato le tasse troppo veloce quando comunque l'economia stava andando molto bene e poteva mantenersi questo, come dire, Joker adesso? Perché adesso effettivamente come dire, sarebbe stato un po' più utile dire. Ovviamente nessuno poteva immaginare che sarebbe arrivato il coronavirus, giusto per specificarlo, però se ci penso un attimo, mi viene spontanea questa domanda. Se, non lo so, secondo te come dire, ha fatto troppo veloce, ha cercato di come dire, convincere il proprio elettorato proprio all'inizio, quando tutto andava alla grande? Sai, questa è una domanda, una critica che gli hanno rivolto giornali come l'Economist, Financial Times, anche i vostri journal, perché effettivamente un'economia che già galoppava molto velocemente sosteneva che non c'era bisogno in quel momento di tagliare tasse perché è un'arma che sarebbe potuto tenere successivamente. È vero, però è anche vero che la Fed nel frattempo ha fatto gli interventi straordinari su pressione Certo. evidentemente di Trump. Le banche centrali di fatto sono andate dei mezzi, i bracci destri dei governi, fondamentalmente, dalla BCE alla Fed, la Fed quando ha provato a dire qualcosa o a prendere decisioni contro l'amministrazione Trump ha detto che se continua così Jay Powell rischia di perdere i posti di lavoro, quindi lì ha fatto uno U-turn a 180 gradi, immediatamente ha cambiato tutto a 180 gradi, invece di tagliare di alzare i tassi li ha abbassati nel 2019 in America. Quindi sai, è vero sicuramente, però è anche vero che d'altra parte c'è una banca centrale talmente accomodante che ha comunque in qualche modo compensato questi errori strategici dell'amministrazione Trump. Allora, invece volevo parlarti, vorrei tornare velocemente sulle borse americane. Questo rally, per quanto riguarda ovviamente l'indice e comunque il comparto tecnologico, in questo momento comunque volevo segnalare che Amazon perde lo 0,72%, Netflix poco sotto la parità, però comunque i livelli di Amazon sono di nuovo sopra livello 3035, che comunque è un livello strepitoso, estremamente costoso. Credi che questa scelta di rifugiarsi in questi, come dire, tech stocks, ovvero i titoli tecnologici, è a causa del fatto che non ci sono altre scelte che possiamo definire buone o adatte, o sia basato a risultati fondamentali, scusa, analisi fondamentali? Ma guarda, la realtà è che di fatto se andiamo a vedere quello che è successo sui mercati americani, che le banche comunque sono sotto del 20-30% quest'anno, gli energy molto simili, quelli che sono volati sono i tecnologici, perché effettivamente hanno tratto giovamento dal Covid, cioè Netflix ha aumentato subito le sottoscrizioni, Amazon era uno dei pochi che deliberava durante il Covid, quindi sicuramente ne hanno tratto giovamento. Ora, dire che sono costosi, per me, sai, Amazon vale 200 volte gli utili, 300, cioè sono numeri senza senso, no? Quindi insomma il paradigma classico dell'investitore che si basava sui riferimenti price earnings, book value, non hanno più senso, perché non, è un nuovo modo di valutare le azioni basate su interventi straordinari delle banche centrali, in particolar modo della Fed. Io dico sempre che ormai sono 20 anni che faccio mercati e quello che ho imparato è che quando il mercato americano scende, inizia a scendere un pochino, bisogna comprarlo. L'Italia non così tanto, se io ho iniziato a fare i mercati nel 2000, l'indice del FTSE MIB, all'epoca si chiama MIB 30, quotava 52.000 punti. E dal 2000 al 2020, oggi ne quota 20.000, qualcosa in Italia forse non è andato nel verso migliore per quanto riguarda i mercati finanziari. Quindi il mio suggerimento, come sempre, è che quando l'America scende un po' va comprata, perché prima o poi si vedono dei prezzi più elevati. Allora, io vorrei andare velocemente verso le materie prime perché anche lì il discorso è molto interessante. In particolare, vorrei far vedere a tutti il copper, ovvero il rame, Dr. Copper, come lo chiami tu, insomma, come lo chiamano tutti, perché vorrei spiegare ovviamente, siccome questa è una parola inglese, perché comunque il rame è un indicatore che ovviamente ci fa immaginare come andrà a performare l'economia Esatto. nel prossimo trimestre o almeno nel medio-lungo termine. Quindi, visto gli acquisti e comunque aumento del prezzo del copper, che
in questo momento perde 6 decimi di un punto percentuale, però come si dice, overall, se guardiamo il quadro rally, più generale, no? Ha fatto un rally molto importante, possiamo comunque vederlo anche dal grafico che in questo momento sto cercando di mostrarvi. Che cosa vuol dire secondo te questo rally del rame? Ma guarda, il rame chiaramente è sempre stato un po' meno ultimamente, ma è sempre stato uno dei come dire, le materie prime prese in considerazione per valutare l'andamento economico generale. Perché? Perché chiaramente è utilizzato nei processi manifatturieri, in particolar modo legato alla Cina. Quindi se andiamo a vedere, infatti, Lang Seng ha fatto una performance 2 giorni fa che è la migliore degli ultimi anni, più 5,7%, vola. E il rame è chiaramente, inevitabilmente, è uno specchio dell'economia cinese. L'economia cinese che è stata colpita meno violentemente dal Covid, che ha ripreso prima, che sta dando risultati positivi. E quindi il copper, sulla scorta dei buoni dati cinesi, sta volando. Ora, è vero che anche in Cina c'è molta, secondo gli analisti, cautela, perché sostengono che più che fondamentale anche qui ci sono iniezioni di liquidità che spingono al rialzo i mercati, e molti dicono, se ricordate, occhio, perché nel 2005 è finita in tears, è finita in lacrime il grande rialzo dei mercati azionari cinesi. Però, per dato discorso, sicuramente il copper sale, perché l'economia cinese comunque sta andando meglio delle previsioni fatte sotto qualche mese fa, a differenza invece dei paesi europei che, ahimè, stanno un po' peggio di quelle che erano le previsioni. Allora, ultimissima domanda, abbiamo un minuto, ti chiedo, appunto perché hai menzionato Hang Seng, ovviamente Shenzhen e Shanghai Composite hanno chiuso 2 giorni di fila con risultati strepitosi, in rialzo quasi del 2%, oggi i giorni precedenti più del 3%, ma anche il Hang Seng, secondo te è un rally vero o è un rally spinto dei media cinesi, che ovviamente hanno annunciato questo cosiddetto trend rialzista ancora in anticipo, invitando gli investitori, soprattutto cinesi, di comprare i titoli di casa, ovvero i titoli cinesi? Quindi è un rally vero? È un rally guidato, come hai detto tu, proprio dai media, spinto dai media. Poi ricordiamo che in Cina gli investitori si buttano a capofitto a comprare azioni, no? Certo, adesso anche in America è molto simile, se pensiamo che un ex scommettitore sportivo sostiene, è diventato un guru della borsa, perché dice che le prime regole stocks never always go up, vanno sempre sopra, e che la seconda regola è che ricordarsi la prima, che le azioni salgono sempre, no? Quindi quando si arriva a questi livelli mi sembra che il mercato sia un po' preso, tirato, no? Per stimolare anche un pochino la domanda e il sentiment delle persone. I media fanno il loro lavoro, le banche centrali fanno il loro. L'impressione è che per adesso il rally continuerà. Quando si fermerà ci si potrebbe fare molto male, quindi suggerisco molta cautela. Io non mi metterei a rincorrere il prezzo adesso, aspetterei un pochino con un po' più di saggezza e tranquillità un ritorno a prezzi un po' più, diciamo, validi rispetto a quelle che è l'economia concreta e reale tutti i giorni. Grazie ad Angelo Ciavarella, Senior Analyst di Infinox, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e buona continuazione. Un saluto agli spettatori delle Fonti TV. Allora, noi andiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi però, e anzi inviateci le vostre domande, perché segue ulteriore analisi dei mercati americani.